Vedo in sala anche dei, non solo dei coetanei o dei non coetanei, ma insomma abbastanza vicini di età, ma anche dei ragazzi. Mi perdoneranno i più vicini di età se mi rivolgo anche a loro, perché credo che questa alternanza scuola-lavoro sia l'occasione soprattutto per un passaggio del testimone, cioè per non venire sempre impacchettati come vagoni e passare da un'esperienza all'altra della vita senza avere la cognizione di quel che ci aspetta, ma per avvicinarci gradualmente alle fasi successive. Cioè, per, non dico in tutti i sensi sperimentare, perché altro è una pratica di scuola-lavoro, altro è un'assunzione o un'attività che oggi fra l'altro è una meta ambitissima e purtroppo non riservata a tutti, non garantita a tutti, malgrado i principi, il primo dei principi fondamentali della nostra Costituzione lo preveda, e però è utile per avvicinare il prima possibile all'intero arco dell'esistenza. Io credo che senza far tanti discorsi, ringraziando per l'occasione e ricordando che siamo in un museo triplice che è stato unificato dalla recente riforma del ministro Dario Franceschini, voglio fare solo un cenno, soprattutto per i più giovani, all'apparente contraddizione che c'è nel titolo dell'iniziativa. Ve ne siete accorti che c'è un paradosso logico, che c'è una contraddizione, o tutto è passato dolcemente e lievemente nel dimenticatoio? Io ve lo leggo. Muse ante, sta per muse, le amministratrici della bellezza, e ante sta per davanti. Muse ante, il museo dietro le quinte. Dove la vedete la contraddizione? Davanti e dietro sono due cose, diciamo, opposte nel lessico comune e nella logica. Allora, perché si può, volendo nell'occasione di oggi, guardare a questa apparente contraddizione? Io non voglio farla complicata, ma non c'è dubbio che anche se qualcuno di voi non conosce ancora il termine semantica, non si è imbattuto in questo termine, che poi il suo significato è significato, la semantica è la storia dell'evoluzione dei significati. Ma antico, ancora ai tempi miei, quando io andavo a scuola, era un pregio. Si diceva è molto antico e l'oggetto costava di più se uno lo andava a comprare in una bottega. Se era molto antico aveva un valore maggiore, se era meno antico era meno apprezzabile o addirittura quasi disprezzato. Allora, fino a epoca recente, antico era un aggettivo che nobilitava. Adesso nel lessico di voi ragazzi, quel direttore generale è molto antico, significa che è un vecchione non aggiornato, che usa termini noiosi e che non sa in che modo si vive oggi.